Ciao bambini! Ah, ci sei anche tu, Autrice Fiorenza! Volevo ringraziarti, è veramente molto simpatica, Tiglia! È un vero peccato che sia l'ultima puntata! No, bambini, a parte gli scherzi! In effetti devo dire che Tiglia mi ha rubato un po' la scena in questi giorni, però ne è valsa la pena perché in effetti era una talpa, è una talpa molto molto carina. Allora, vedo che qui i numeri aumentano. Allora lascio spazio alla mia Luci che vi leggerà l'ultima puntata della talpa. Sì, lo so che non ho gli occhiali, ci vedo benissimo, mi ero sbagliato. Ciao bambini, a presto. <ride> Eccoci qui per il gran finale, come avete visto, anche il Topino qui. Ciao Giorgia, ciao Margot, ben arrivate! Ciao Fiorenza, buongiorno Michela, buongiorno. <ride> Siamo già un po'. Io tra poco comincio a leggervi l'ultima puntata. Ho un po' di cose da dirvi, sia prima che dopo. Forse ve le dico dopo. Adesso so che siete ansiosi di sentire la favola. Aspettiamo ancora che ore sono? Aspettiamo ancora un 40 secondi, così aspettiamo che si colleghino un po' di persone. Tanto gli occhietti aumentano. Intanto scrivetemi come state, cosa avete fatto oggi. Io, per esempio, ho fatto la crostata oggi. Era buonissima. Cioè, è buonissima, non l'ho già mangiata tutta, eh. E voi? Dai, scrivetemi così vi leggo. Allora. Io direi che possiamo cominciare perché sapete che poi mi dispiace far aspettare... Ciao Simone, buongiorno! Mi dispiace far aspettare quelli puntualissimi! Ciao Zoe, buongiorno! Allora, siamo pronti per cominciare? Hm? Vero Gigi? Siamo pronti! Allora, cominciamo a leggere l'ultima puntata della Talpatiglia. Dove siamo arrivati ieri? Ieri siamo arrivati che insieme a Kurt, Tiglia sentendo i profumi di casa, ha capito di essere arrivata. E allora, riconosce l'odore di casa, sono arrivati. Tiglia si rivolge affettuosamente a Kurt. Caro amico, noi siamo arrivati. Qui non puoi entrare. Ma, ma sarai sempre nel mio cuore. Grazie di avermi aiutata. Anche le altre piccole talpe salutano e ringraziano Kurt, poi seguono Tiglia che entra in una galleria. Kurt li osserva scendere sottoterra. Non è triste, anzi torna alla fattoria contento perché il suo compito è terminato e può di nuovo fare il cane da guardia, stavolta, per degli umani simpatici e gentili. Quanti festeggiamenti per il ritorno a casa di Tiglia. Gli amici che l'avevano tanto cercata le chiedono di raccontare le sue avventure, ma nessuno comprende di cosa parla. Anche loro, come lei fino a pochi giorni prima, non vedono. Nerisio e gli altri vengono accolti da tutti con amicizia. Le talpe di campagna sono contente di sapere che esistono dei loro simili anche in altre parti del mondo, ma nessuno viene voglia di andare in città. Il racconto di Tiglia ha fatto loro comprendere che all'esterno non ci sono più i pericoli del passato, perciò nei giorni successivi le talpe del popolo dell'erba profumata cominciano ad uscire all'aperto e si sentono libere di muoversi e di esplorare il mondo, aiutate dalle piccole talpe di città che le guidano. Dopo qualche tempo, gli anziani annunciano che è venuto il momento in cui i piccoli devono salutare i genitori. E devono scavare la tana nella quale passare l'inverno. Tilia pensa che Nerige voglia tornare in città come i suoi amici che stanno per partire. Si prepara a salutarlo, ma lui la sorprende. Vorrei rimanere qui, Tiglia. Mi piace la vostra tana, non rimpiango la confusione della città, e poi la prossima primavera. Vorrei diventare il tuo compagno. Oh, Tilly è così felice che non si preoccupa nemmeno dell'inverno che arriva. Scava la sua tana con gioia, vicino a quella di Nerisio. Entrambi cercano fiori secchi e foglie per rendere i loro rifugi caldi e accoglienti. Quando la terra gela, passano la maggior parte del tempo dormendo. Ogni tanto Tiglia si sveglia, risistema la lente sugli occhi, cerca cibo, va a salutare Nerisio, poi torna a dormire. Finalmente arriva la primavera. Le talpe lo sentono, perché la terra si scongela e diventa tiepida. Arriva il momento dei preparativi per le nozze. Vengono raccolte tenere foglie e fiori profumati e le mamme preparano grandi mazzi odorosi. Tiglia e Nerisio invitano alla festa delle lucciole che per la prima volta entrano nella tana del popolo dell'erba profumata, a rischiararla con le loro luci delicate. Tutto è pronto. Rosadia sceglie Luvio come compagno, Salvina sceglie Ortadio, Tiglia e Nerisio si sono già scelti. Norio vivrà con Orticola. Tutti sono felici e la festa si prolunga per ore. Per ogni coppia va a scavare una nuova tana. Non Nerisia, eh? ognuno si scava la propria. Tiglia e Nerisio scelgono di fare la loro casa vicino alla superficie per uscire più facilmente a guardare il sole, la luna, le stelle e per esplorare intorno. Tiglia e Nerisio sono felici, non sentono nostalgia per la città e ogni tanto si spingono vicino alla fattoria dove vive Kurt per salutarlo. Il cane sente sempre la loro presenza e corre loro incontro. Ciao Nerisio! Ciao Tiglia! Sono contento di vedervi! Ma tu, Tiglia, ma quanto sei ingrassata! Tiglia risponde contenta. Tra poco avrò dei piccoli! Avvertitemi quando nasceranno, ho dei regali per loro! Poco tempo dopo nascono sei cuccioli. Piccoli, piccoli, senza pelo e tutti rosa. Tiglia li allatta e Nerisio le porta il cibo. Dopo qualche giorno le piccole talpe hanno un pelo morbidissimo e sono in grado di camminare. Nerisio va a chiamare Kurt. Il cane arriva con in bocca il regalo che aveva promesso. Grande la sua sorpresa e la sua gioia quando Tiglia gli presenta i suoi piccoli. Hanno... Gli occhi aperti e ci vedono benissimo, senza timore si arrampicano sulle zampe di Kurt, attaccandosi al suo pelo, gli arrivano in testa e si mettono a giocare, rotolando sul dorso come su un grande scivolo. Tiglia e Nerisio sorridono. Kurt gioca un po' con loro, poi saluta tutti e torna alla fattoria soddisfatto. E i regali? Ah! Oh, si è dimenticato di consegnarli? Quando arriva la fattoria, Kurt va di nascosto nella stanza dei suoi amici umani e rimette nel cassetto da dove li aveva presi i regali che aveva pensato di dare a Tiglia per i cuccioli. Tre paia di occhiali. Perfettamente inutili! Ha finita! <ride> Fiorenza, abbiamo finito! Allora intanto. Partiamo dai ringraziamenti, però guardate che vi devo dire ancora un po' di cose, non abbandonatemi. Eh? Allora, intanto grazie Fiorenza, ci siamo conosciute soltanto via messenger per adesso, ma ci siamo promesse di conoscerci appena questo delirio finirà di persona. Ringrazio tantissimo eh, Carlo Lazzaretti che mi ha eh, concesso di, di farvi vedere la Talpa bellissima. Eh, me lo hanno chiesto in molti e quindi io vi dico che eh, la Fiaba non ha editori. Quindi se c'è qualche editore in questo momento che sta guardando e ha piacere di editare questa, questa meravigliosa Fiaba, eh, si metta in contatto con la, con la, protago con la protagonista, con l'autrice che è Fiorenza Pistocchi. Allora, altre due cose. Volevo leggervi, visto che vi sono piaciute tanto, un paio di favole di Jacopo Perego, se siete d'accordo, scrivetemelo subito, <ride> tanto ho già deciso che ve le leggo, però se voi mi dite che bello, che bello, sono più contenta. Intanto le vado a prendere, eh? Allora, ne ho scelte due che secondo me sono bellissime. Ciao Antonella, ciao Massimiliano, ciao Fabio Giorgino, non mi sono dimenticata di te, eh. devi avere solo un po' di pazienza. Katia dice sì, leggetele, poi ho visto mia sorella Francesca, ciao Franci, poi ti ho visto, ho visto un sacco di gente, ho visto Antonella, ciao Isabella, ciao. E Quindi adesso è il momento più bello perché posso salutare tutti. Saluto Elena e Fede, <ride> così perché era giusto che li salutassi. Allora, vi leggo questa, e non abbandonatemi perché vi devo dire una cosa per domani, eh. Le favole che fanno crescere anche chi è già cresciuto, raccolte in un unico libro disponibile su Amazon, sono 500 favole. Vi leggo la favola 274. Il signor chiedimi e ti rispondo. Il signor Chiedimi, e ti rispondo, era considerato da tutti la persona più intelligente del mondo. Egli aveva sempre una risposta ad ogni domanda e per porgli i propri quesiti la gente veniva fin dalla lontana Nuova Zelanda. Egli era preparatissimo in matematica, storia e geografia. Infatti sulle capitali degli stati era sempre una garanzia. Per non parlare poi di architettura, astrofisica e meccanica, e aveva anche il pollice verde perché era un esperto di botanica. Un giorno un bambino venuto da lontano gli pose la più strana fra tutte le domande: Come fai a contenere in quella testa un cervello così grande? E il signor Chiedimi e ti rispondo, come dice lo stesso nome, prontamente gli rispose. Mi dispiace deluderti, ma il mio cervello è piccolo come una noce. A essere grande è solo il mio interesse per le cose. Vedi, piccolo mio, per diventare una persona molto preparata non serve chissà quale ingenuità e nessuna genialità serve solo tanta curiosità. Vi rileggo l'ultimo pezzettino perché ve ne sarete accorti. Stavo guardando i messaggi e allora mi sono sbagliata. Ed è troppo bella, ve la devo rileggere. Vedi, piccolo mio, per diventare una persona molto preparata non serve chissà quale genialità. Serve solo tanta curiosità. Ora sì. E poi c'è questa. La filosofia del Signor Coraggioso, numero 63. Ogni giorno il signor coraggioso, senza inventarsi una scusa, faceva almeno una cosa che gli metteva una gran paura. Perché non fai qualcosa di rilassante? gli domandò un giorno una persona come tante ed egli rispose perché è soltanto affrontando i propri timori che dall'oscurità si può venire fuori. Io le trovo deliziose. Chi va con lo zoppo ve l'ho letta ieri. O oh, vi leggo questa degli alberi innamorati. Due alberi innamorati. Un ciliegio e un pesco erano molto innamorati, ma si guardavano senza potersi toccare perché distanti erano nati. Li vide la pioggia, che mossa con passione le loro foglie scrollò, ma non fu sufficiente. Il ciliegio e il pesco non toccò li vide il vento che, mosso da compassione, le loro foglie agitò, ma non fu sufficiente, il ciliegio e il pesco non toccò. Li vide la neve che, mossa compassione, i loro rami piegò, ma non fu sufficiente, il ciliegio e il pesco non toccò. Pioggia, vento e neve ignoravano che sotto la terra le radici del ciliegio e del pesco erano intrecciate in un abbraccio senza tempo. Allora, mi chiedono come si chiama il libro. Si chiama Le favole che fanno crescere anche chi è già cresciuto ed è disponibile un unico tomo, sono cinque eh, praticamente raccolte in una. Camilla, ciao Monica, ma ciao che piacere. Poi aspetta che se tocco paura di far confusione. Allora, siete tantissimi. Adesso io continuo allora. Ne volete ancora una? Ciao Vale, ne volete ancora una? Uh, Valentina Vinci, allora eh, se eh, non è cambiato nulla, io posso comunicare la data per la mia diretta con Valentina Vinci, che è in Sardegna, eh, diretta Instagram, il 2 aprile. Vale, se ti va bene, eh, dalle 21 alle 22 direi. Continuiamo, ve ne racconto ancora una dai perché vedo che siete tanti. Mi fa piacere raccontarvene ancora una. Allora. Sì, va bene, ok, ve le racconto. Va bene, ciao Marci, è arrivata anche la Marci, quanta gente. Allora, vi racconto l'ultima favola, ma non mi lasciate perché poi vi devo dire la grande novità. Ciao Valeria. Allora, il cuore dietro la porta in ottone. Siete pronti? Siete pronti? C'era una volta un bellissimo cuore che palpitava dietro una pesante porta in ottone. Essa aveva dieci serrature blindate, ognuna chiusa a chiave con dieci mandate. Ad aprirla ci provò un uomo duro, che la prese a capocciate, ma ottenne soltanto un bernocolo scuro. Ad aprirla ci provò un uomo violento, che la prese a calci, ma ottenne soltanto un dolore intenso. Ad aprirla ci provò un uomo muscoloso. Che l'ha presa a martellate, ma ottenne soltanto un callo doloroso. Arrivare al cuore sembrava un'impresa impossibile, poi però arrivò un uomo gentile e sensibile. Egli alla porta con dolcezza bussò, e in un istante venne accolto dal bellissimo cuore che per lui in eterno palpitò. Allora abbiamo finito con le favole. O meglio oggi perché io ho il piacere di proporvi un'altra diretta nel weekend, sia sabato che domenica alle 17, e vi proporrò la lettura in due puntate di questa fiaba meravigliosa che ho già letto a puntate su YouTube. Il mio canale YouTube non mi sembra che vi stiate iscrivendo in molti, eh? Siete viziati perché sapete di vedermi qui: Luci con due C la I normale trattino basso legge il mio canale YouTube vi aspetta, ma non andateci oggi perché tra domani e dopodomani vi leggerò questa meravigliosa storia di Valeria Corciolani, che è un'autrice di gialli bellissimi, l'ultimo suo uscito è E come sempre da cosa nasce cosa e qui e le ha scritti, non solo l'ha scritto, ma anche i disegni sono i suoi. Domani vi leggo la storia dello chef Condition è bellissima e vediamo di preparare la prossima settimana, se non proprio da lunedì, magari martedì, prepariamo, guardate, guardate che meraviglia. Prepariamo con Fiorella un'altra fiaba puntate. In realtà quelle delle prossime volte, questa sì, ma dalla prossima settimana non saranno Fiabe, ma saranno storie, potremmo definirlo quasi un libricino, <ride> eh? Eh, Fiorenza scrivimi, cosa dici? Possiamo definirlo dei, dei piccoli libricini eh, di storie meravigliose. Eh, non so se cominciare prima col grillo o con il super lupo, ma lo decido io, anzi lo decidiamo noi. Allora, ragazzi, io vi ho detto tutto. Ho ringraziato Fiorenzo, ringraziato Carlo, ringraziato tutti voi che siete sempre di più eh, grazie. Spero che questa fiaba vi sia piaciuta, io l'ho trovata bellissima. Ho letto prima che qualcuno mi ha scritto: Gigin ha recuperato la vista, sì, e se poi lo guardi dall'inizio capirai cosa è successo. Io vi do un grande bacio, mi scoccia un po' a salutarvi perché mi diverto molto. Ma alle 18.30 ho una seduta di ginnastica con una persona che vedo che sta guardando. <ride> Quindi ci vediamo, io e te, per la privacy, non dico chi sei, alle 18.30. E invece a voi do un grande bacio. E ci vediamo domani alle 17 con la prima parte di questa meravigliosa fiaba. Ciao, a presto. Ciao, 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 ciao.